Passiamo all'ordine del giorno, appunto all'ordine del giorno successivo, che è la presentazione da parte del sindaco delle linee programmatiche di mandato, così come definito dall'articolo 34 dello Statuto Comunale. Cedo la parola al sindaco per l'illustrazione delle linee di mandato. Ricordo ai consiglieri che hanno un mese per proposte, osservazioni e considerazioni. Valutati gli eventuali adeguamenti, il sindaco definirà l'atto comprendente le linee di programma di mandato e lo presenterà in consiglio comunale. Grazie Presidente, ora leggerò le pagine che delineano le linee programmatiche del Sindaco in attuazione dell'articolo 46 del TUEL, del testo unico degli enti locali. Si presentano le linee programmatiche del Sindaco per il mandato 2020-2025, linee programmatiche che non potranno che ripercorre il programma elettorale premiato dai cittadini con storiche percentuali di consenso. È un programma che nulla ha concesso ad astrazioni politiche, scritto per comunicare già in campagna elettorale in chiari termini di verità cosa sarà possibile finanziare nei prossimi 5 anni e tra questo quello che sarà prioritario realizzare. Nato dall'esperienza fatta sul campo, dal continuo contatto e rapporto con i cittadini, con le famiglie, la scuola, il mondo del lavoro, le associazioni culturali e sportive. Dall'esperienza di 5 anni di mandato, percorsi sempre ai massimi regimi, affrontati senza risparmiarsi e dando precisa attuazione al programma elettorale del 2015-2020. 5 anni difficili, tra cui l'ultimo caratterizzato dall'emergenza Covid, condivisa con i concittadini attraverso scelte difficili e complesse e con la costante presenza sul territorio dell'amministrazione in tutte le sue ramificazioni. Pertanto un documento che già presenta linee programmatiche ben precise, definite sulla capacità di spesa dell'ente, non il libro dei sogni del candidato sindaco. Tale concretezza guarda al futuro, ma parte da un passato che negli scorsi 5 anni ha visto l'ERICI realizzare opere pubbliche attese da decenni e trasformare impegni politici in concreti atti amministrativi. Attività che ha tracciato un percorso che proseguirà nei prossimi 5 anni. Partiamo dal lavoro. Una comunità operosa è una comunità che fa dei valori la propria struttura portante. Il lavoro è un diritto della persona che non deve essere vuota espressione di principio, ma concreto obiettivo dell'amministrazione comunale. Il nostro statuto esprime chiaramente tale concetto, imponendo a chi amministra la valorizzazione della vocazione turistica del territorio. La vocazione di economia turistica deve essere coniugata con la vocazione culturale, connubio declinabile con l'espressione turismo esperienziale. Espressione quest'ultima che impone più obiettivi, partendo dalla convinzione che anche per creare occupazione non possiamo più contare solo sulla bellezza dei luoghi, ma che occorre, uno, alzare la qualità e professionalità dell'offerta in ogni ambito, dalle attività commerciali, per prima quelle ricettive, ai servizi per la pratica delle attività di svago, delle offerte culturali, agli sport e passioni all'aria aperta. 2. Creare una rete di rapporti tra tutti gli operatori del settore, superando la miope idea di essere operatori solitari, ma capendo che solo facendo sistema si può vincere la concorrenza agguerrita di altre località turistiche. Progredire nello sviluppo del portale turistico, sia quale strumento fondamentale di conoscenza delle nostre offerte, valide 365 giorni all'anno, sia quale strumento per fare sistema tra gli operatori e accrescere la qualità dell'offerta e la presenza di fruitori consapevoli delle ricchezze del territorio. Promuovere la nascita di uno stabile consorzio degli operatori turistici al quale trasferire una quota di responsabilità circa la valorizzazione del sistema Lerici e con essa l'uso del portale e dei marchi Lerici Coast e Lerici Outdoor. Proseguire nel potenziamento del marchio Lerici Coast che deve affiancare
e non sostituirsi al nome Golfo dei Poeti, toponimo ormai esteso a un ambito territoriale che quasi va oltre il Golfo della Spezia e non più specificamente identificativo del nostro Golfo. Potenziare i rapporti con i comuni confinanti e vicini, non solo del Golfo, e con il parco in ogni campo, ma in particolare in punto di pianificazione territoriale. Essere preparati a inserire il sistema Lerici all'interno di sistemi più ampi, ma con una nostra chiara identità. Lerici è in sé una meta turistica e come tale va valorizzata. Solo così potrà entrare a far parte di una rete più ampia. 8. Valorizzare la nostra storia curando le testimonianze ambientali e documentali, promuovendo la loro conoscenza. In tale prospettiva si curerà la riqualificazione di Casa Doria, quale luogo di conoscenza del territorio e della storia del nostro comune e non solo. A tal fine si dovrà andare verso l'acquisto di uno dei fondi posti al piano terra del palazzo, al fine di rendere accessibile la struttura in modo adeguato a un luogo pubblico. Con l'approvazione nello scorso mese di luglio del nuovo regolamento dei suoli commerciali e nel mese di dicembre del progetto unitario che disciplina gli spazi commerciali esterni in Piazza Garibaldi, si è dato inizio alla riqualificazione e valorizzazione del settore del commercio nei luoghi di maggior pregio dei nostri centri storici. Verrà quindi definito e rinnovato entro il mandato l'assetto delle concessioni e l'arredo degli spazi esterni degli esercizi commerciali, garantendo a Lerici, alle nostre frazioni e centri abitati il ritorno a un alto livello di decoro urbano e commerciale. Riteniamo determinante per la promozione del diritto al lavoro la nascita di una cooperativa di comunità necessaria a garantire servizi anche in ambiti marginali di profitto, nel settore del turismo, del commercio e in quello sociale, servizi legati all'utilizzo dei nostri sentieri, al recupero degli oliveti, delle terre incolte e alla funzione dei siti storici e archeologici del Caprione, ma non solo. A tal fine saranno messe in campo risorse finanziarie per sostenere le iniziative promosse dalla costituenda cooperativa di comunità, che dovranno sfruttare le molteplici opportunità offerte anche dalla posizione baricentrica di Lerici, fornendo servizi a favore del turismo escursionistico diretto alla scoperta del patrimonio culturale naturalistico tra i più importanti d'Italia, dalle Cinque Terre passando per la Lunigiana, la Garfagnana, l'Appennino e le Apuane. La posizione geografica di Lerici offre un grande vantaggio competitivo rispetto ad altri destinazioni turistiche, vantaggio che utilizzeremo per produrre servizi e conseguentemente occupazione. Si realizzerà l'impianto di cremagliere che consentirà di raggiungere i nostri oliveti e di lavorarli, pur in assenza di infrastrutture viarie. Come si definirà l'acquisizione al patrimonio comunale di Villa Volpara, al Fodo, che sarà messa a sistema nella rete sentieristica e culturale con l'intervento di Ampi. La sua ristrutturazione sarà finanziata anche attraverso lo strumento dell'Art Bonus, quale struttura museale, e con risorse derivanti dai fondi di cui alla politica di coesione della Comunità Europea 2021-2027. Ma la cooperativa di comunità che l'amministrazione intende sostenere dovrà garantire anche servizi nel campo dell'assistenza alle categorie fragili. Un esempio sono i servizi a favore degli anziani soli, così da produrre qualità della vita e assistenza, vicinanza, da un lato, e creare occasioni di lavoro dall'altro. Occorre lavorare affinché si possa garantire un'offerta di strutture ricettive di categoria superiore alle 3 stelle, di cui c'è necessità su tutto il territorio provinciale, anche quale riferimento per chi si sposta per lavoro o convegni. Sotto tale ultimo profilo intendiamo definire la sorte della RTA e dell'area del Puo in località Vallata, come la situazione dell'ex alberghiero. Si proseguirà nella ricerca di un possibile ritorno sul territorio del fabbricato dell'ex Tiresia, che dovrà essere nuovamente sede di iniziative anche di promozione professionale o culturale, polo di formazione alberghiera o di formazione artistico-culturale o linguistica. A tal fine si prenderanno contatti con il Ministero competente per porre fine allo spreco di uno spazio che potrebbe essere determinante nello sviluppo del nostro comune.
Abbiamo definito l'accordo di programma per lo sviluppo del Portesone. Ad oggi la proprietà ha in corso la progettazione dell'albergo diffuso di qualità con un intervento di pregio sia sotto il profilo ricettivo che di conservazione di beni testimoniali. Attendiamo sviluppi in merito al progetto di recupero di Vallestrieri. La riqualificazione dell'ambito testimoniale del Portesone, la riqualificazione del cosiddetto sentiero dei poeti porteranno a mettere la lente sul complesso archeologico di Barbazzano. Nonostante i numerosi impegni che questa amministrazione sta portando avanti per la riqualificazione e messa a sistema del patrimonio storico e ambientale, sono certo che in questo nuovo mandato amministrativo si porterà a conclusione anche il rilancio di tale sito. Sarà oggetto di valorizzazione il Forte dei Pianelloni. La sua acquisizione al patrimonio del comune è ormai realtà. La struttura storica sarà un ostello di qualità, vocazione sportiva, collegato al sistema della Tirrenica, la ciclabile che collega Ventimiglia a Roma. In località Senato saranno sviluppate soluzioni già condivise con la proprietà delle aree e il parco di recupero dei siti industriali dismessi al fine di convertire le aree dei frantoi di Ghiaia in un parco dedicato alle discipline outdoor come skate, bike, surf, free climbing. Questo consentirà la creazione di posti di lavoro e la valorizzazione di un'area oggi marginale, già sito industriale che, senza una sua caratterizzazione, non è idonea a dare risposte concrete alla comunità. Collegato a tale intervento c'è il progetto di una pista ciclabile, già affrontato in sede di parco, che permetterà di collegare Lerici ad Arcola, Amelia a Sarzana e alla costa della Toscana. I progetti potranno essere il punto di partenza di una rivisitazione dell'area fluviale dell'intera provincia attraverso accordi intercomunali che permetteranno un ritorno importante alla comunità di aree oggi adibite a destinazione industriale. Sarà pubblicato il nuovo bando per la gestione dell'area di Santa Teresa, luogo che, grazie a una rigorosa attività di vigilanza dell'amministrazione e di conseguente sviluppo da parte della Amarest SRL, è oggi tornato alla sua funzione di centro per sport acquatici e non solo, di luogo di riferimento per un soggiorno esperienziale nel nostro golfo, anche se l'epidemia Covid sta oggi mettendo in pericolo questa importante realtà. Investire nella formazione e nella specializzazione all'accoglienza degli operatori turistici e commerciali, anche ispirandosi al modello Santa Teresa, favorendo la nascita di una rete commerciale anche tra gli operatori di diversi segmenti, atta a sviluppare la crescita professionale e la condivisione delle offerte in campo alberghiero e dell'outdoor, settore quest'ultimo su cui puntare per far crescere e stagionalizzare l'offerta turistica, tendendo anche all'aumento della permanenza media del turista. Proprio la rete sentieristica continuerà a essere oggetto di particolare attenzione, perpetuando le convenzioni strette con CAI e Lerici Bike per la tracciatura dei sentieri. Si curerà il completamento della riqualificazione già in corso del cosiddetto sentiero dei poeti che da Falconara conduce fino a Zanego, spendendo i 250.000 euro ottenuti dal bando regionale. Si proseguirà nel porre attenzione al turismo croceristico, garantendo che Lerici e i suoi litorali e i borghi siano promossi già all'interno delle navi da crociera. Si farà però attenzione a che tale tipo di turismo si mantenga su dimensioni che rispettino la natura esperienziale della vocazione turistica lericina, rivolta a chi intende esercitare le proprie passioni sportive o culturali, di vita all'aria aperta, godendo di un territorio vario che va anche oltre i nostri confini comunali e regionali. Cultura connessa allo sviluppo. Sviluppare attraverso un'efficace politica degli eventi le condizioni per destagionalizzare ma anche per aumentare la permanenza media del turista. Occorre proseguire nel sostenere gli eventi ormai storicizzati, veicolo di promozione del nome Lerici nel mondo e occasione di piacevole soggiorno per gli ospiti e per noi residenti. Tra questi mi limito a ricordare i maggiori, quali il premio Lerici Pea, premio di fama internazionale ulteriormente valorizzato con il legame con il brand Cantieri San Lorenzo,
Mythos Logos, l'Erici Music Festival, già Suoni dal Golfo, che ha avuto e sempre più avrà la capacità di condurre sull'Erici l'attenzione di grandi famiglie della finanza internazionale legate al mondo della musica, Mitiliade, l'Erici legge il mare. Si opererà decisamente per valorizzare gli spazi culturali anche al fine di trovare la collocazione dell'archivio storico in modo da poter conservare e consultare il nostro importante materiale costituito anche da importanti cimeli. Il Parco Shelley dovrà essere attrezzato per conferenze, eventi teatrali, concertistici, ma anche per proiezioni cinematografiche all'aperto. L'impegno sarà quello di valorizzare il nostro cinema teatro, collaborando con la gestione affinché si creino le condizioni per una frequentazione assidua di un pubblico non solo lericino, sia rispetto alle proiezioni cinematografiche che per gli eventi teatrali e concertistici. Ma l'obiettivo di maggior orizzonte sarà la nascita di una fondazione culturale, obiettivo a cui si sta compiutamente lavorando in sinergia con l'Associazione Culturale Suoni dal Golfo, sotto la guida di Gianluca Marcianò e di Maurizio Roy, direttore artistico il primo e direttore organizzativo il secondo dell'Erici Music Festival. Saranno valorizzati i nostri artisti, appena il Covid ce lo permetterà, ad esempio partirà la mostra per i 50 anni di attività artistica di Mario Tamberi. Nel corso del mandato ricorreranno anniversari importanti, l'8 luglio del 22, il bicentenario della morte di Percy Bessie Shelley, la notte tra il 13 e il 14 settembre 2021, i 700 anni della scomparsa del sommo poeta, il 28 settembre 2022, il centenario dello scoppio di Falconara. Tali ricorrenze saranno celebrate nel corso dei prossimi anni con eventi dedicati. In particolare sarà ripreso il gemellaggio con la città di Horsham, dove ha avuto i natali Shelley. Saranno organizzati eventi all'interno del festival Mythos Logos in collaborazione con l'associazione Amiche e Amici di Mary Shelley. Per celebrare l'anniversario della morte del sommo poeta stiamo già operando anche all'interno del progetto Le Vie di Dante tra Liguria e Toscana. Cura del territorio. Lo sviluppo dell'economia e l'accoglienza vanno di pari passo con la cura del territorio. Un paese pulito e ordinato che sappia valorizzare i propri spazi. Consideriamo queste le caratteristiche fondamentali di un territorio a vocazione turistica, capace di offrire servizi ai cittadini da ogni punto di vista e nel rispetto di tutti, migliorando la qualità di vita di chi lo abita e di chi lo visita. Nei prossimi 5 anni proseguiremo sulla strada tracciata nel precedente mandato con molti progetti di riqualificazione che siamo pronti a realizzare. Per citare i principali interventi che vedranno la luce entro il mandato, ricordo la riqualificazione della passeggiata a mare di Lerici. Verrà realizzato l'ascensore che dalla Galleria Padula condurrà in Via della Repubblica. Si realizzeranno i posti barca pontile nella rada di Lerici. Sarà realizzata la nuova cabina di trasformazione elettrica in sostituzione della esistente, ormai inadeguata. Saranno realizzati i bagni pubblici sia in Calata che in località Erbetta. Sarà riqualificata la passeggiata di San Terenzio e riaperta la galleria pedonale di Via Garibaldi. Verrà installato il sistema di controllo della velocità Tutor sulla provinciale 331 per garantire sicurezza lungo tutto il tratto di percorrenza interno al nostro comune. Dal Guercio a Muggiano. Sempre in via Gozzano saranno sistemati marciapiedi in funzione di garantire sicurezza. Bagnola sarà oggetto di una completa riqualificazione sia all'interno del borgo che con riguardo alle vie di collegamento, con il potenziamento del parcheggio della Vallata. Lo spazio attiguo alla provinciale 331 sarà destinato a parcheggio per i residenti. La sistemazione definitiva della piazza della Croce alla Serra e l'avviamento del progetto e la realizzazione dell'ascensore che condurrà dalla provinciale alla piazza stessa. A Pozzuolo si investirà sulla riqualificazione del centro polifunzionale dell'Altino e sulla sistemazione dell'area della baracca, condividendo nel progetto di recupero con il comitato di frazione e non solo. A Muggiano si curerà la riqualificazione di tutta l'area attigua alla strada provinciale, facendo della frazione una delle porte di accesso al comune. È in corso uno studio di riqualificazione dell'area di intersezione tra la provinciale 331 e via Pianelloni.
tale intersezione, l'area di riferimento sarà riqualificata individuando la migliore tra le soluzioni possibili. A. Arretramento del semaforo lato Lerici a ricomprendere l'intersezione con via Pianelloni. B. Realizzazione di una rotatoria mediante la modifica del livello di piano della parte finale di via Pianelloni. Si proseguirà nelle iniziative fino ad oggi intraprese per tenere sotto controllo la sosta selvaggia provocata dalle carenze di strutture di parcheggio funzionali al cantiere di Muggiano. Per la frazione sarà realizzata la fognatura collegata all'impianto di depurazione degli stagnoni. Tellaro vedrà concluso il sistema di trasporto dei reflui fognari verso il depuratore di Camisano, sarà riqualificata Piazza Rainusso con una nuova pavimentazione e riqualificazione delle aiuole. Questo mandato sarà curato dalla cura dell'arredo pubblico e di quanto serve per fruire al meglio dei nostri spazi. Tra i principali obiettivi che perseguiremo ci sarà 1. L'abbattimento delle barriere architettoniche presenti sul territorio, realizzando percorsi agevolati finalizzati a migliorare l'accessibilità per le persone non vedenti e ipovedenti, nonché per i soggetti a mobilità ridotta e che fanno uso di carrozzina. 2. Il rafforzamento della rete di fontane pubbliche, la tracciatura di percorsi per la corsa, fruibili in modo intuitivo anche da chi non conosce i nostri luoghi, esempio clienti di strutture ricettive. 4. Il rafforzamento della rete dei cestini, anche per agevolare il passeggio di chi ama passeggiare con il proprio cane. Il potenziamento delle sedute pubbliche, la sostituzione delle panchine dei giardini di Lerici che per la loro conformazione rendono difficoltosa la seduta delle persone più anziane con un modello adeguato all'uso. Il ciclo dei rifiuti. La concreta realizzazione del diritto al lavoro quale elemento fondamentale di promozione sociale e di crescita della comunità richiede servizi di livello e attenzione all'ambiente. Quindi un sistema Lerici che è in sé propulsore e promotore di iniziative virtuose, come quelle inerenti al tema del ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata. Questo è un ambito in cui la nostra amministrazione ha adottato scelte coraggiose, risultate vincenti che hanno condotto Lerici nell'alveo delle più avanzate realtà civiche nel campo della raccolta differenziata. Grazie al cambio di sistema di raccolta, Lerici ha raggiunto oggi una percentuale di circa l'80% di raccolta differenziata, con una riduzione dei costi di smaltimento di quasi 1 milione di euro. Il recupero di circa 100 posti auto e il miglioramento del decoro urbano. Dopo l'introduzione del sacchetto arancione, obiettivo di questo mandato sarà mettere a regime il sistema di tariffazione puntuale che permette di quantificare la tariffa rifiuti sull'effettiva produzione di secco non riciclabile. Il cittadino più virtuoso avrà benefici tariffari significativi. Si continuerà il lavoro sul sistema di organizzazione del conferimento al fine di costituire un servizio sempre più a misura del territorio e delle esigenze della comunità. La crescita del turismo e la sua destagionalizzazione ci pongono davanti nuove sfide. Pertanto si stanno già elaborando soluzioni di conferimento rifiuti che vadano a soddisfare queste nuove esigenze. Con l'introduzione del porta a porta è aumentata la nostra consapevolezza sulle quantità e sulla qualità dei rifiuti prodotti e ora siamo pronti per iniziative ulteriori. Verrà promosso il compostaggio domestico attraverso la fornitura di compostiere che permetteranno l'abbattimento della produzione di organico e il recupero del compost per i nostri giardini. Si sperimenterà il compostaggio di comunità nelle zone collinari, una vera rivoluzione culturale che avrebbe avuto il suo punto massimo di rilancio con la gara pubblica per l'affidamento dell'appalto per la raccolta rifiuti che la provincia avrebbe dovuto garantire a tutti i comuni in attuazione della figura del gestore d'ambito. Tale gara avrebbe permesso grandi spazi di risparmio, la prova di ciò è resa dalla gara indetta dal comune in sostituzione della provincia e poi annullata dagli organi della giustizia amministrativa. Tale gara, se confermata, avrebbe garantito un risparmio per il comune di oltre 500.000 euro annui.
Con orgoglio possiamo però affermare che il coraggio e la determinazione di noi lericini sono stati premiati dal Consiglio di Stato che, nel giudizio parallelo, con l'ordinanza pubblicata il 18 novembre 2020, ha affermato di condividere con il Comune i dubbi di legittimità della normativa italiana che renderebbe superflua la gara per l'affidamento del servizio, rimettendo la causa alla Corte di Giustizia della Comunità Europea per un giudizio di conformità di detta normativa ai principi comunitari. Il Comune ha già dato incarico di curare la propria costituzione nel giudizio comunitario per sostenere il principio secondo il quale la provincia è tenuta ad affidare con gara il servizio di raccolta rifiuti. Altra iniziativa in linea coerente con il contenzioso Comune Provincia Iren è il sostegno dato ai comitati sorti per contrastare la gestione del tema biodigestore e lo strapotere esercitato da parte di Iren Recos, che stanno operando quale vero e proprio soggetto pianificatore al di fuori di ogni controllo politico-amministrativo. A tal fine il sindaco ha presentato un esposto all'ANAC per accertare se il nuovo progetto Iren Recos sia conforme agli atti amministrativi e alla disciplina procedimentale che regolano la fattispecie se tutti i passaggi di verifica, anche ambientale, siano compiuti. Quanto sopra, stante lo specifico interesse del Comune di Lerici, quale ente compreso nella provincia della Spezia, è interessato direttamente anche agli aspetti ambientali in gioco. La scuola verrà nuovamente coinvolta in progetti di carattere ambientale e saranno promosse campagne di raccolta di piccoli RAE e di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dell'olio vegetale esausto e dei rifiuti speciali, quali pile, lampadine e medicinali. Obiettivo per questo nuovo mandato sarà l'apertura di un centro del riuso dove recuperare beni prima che questi diventino rifiuti. L'amministrazione vuole promuovere una politica del riuso basata sui principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale, favorendo il reimpiego e il riutilizzo di quegli oggetti che non hanno ancora concluso il loro ciclo di vita. Il progetto ha un duplice vantaggio: sostenere le fasce deboli che potranno acquisire a titolo gratuito beni di consumo funzionanti e ridurre la qualità di rifiuti da inviare a smaltimento. Sarà predisposto un protocollo d'intesa con gli operatori della pesca e l'ufficio locale marittimo volto al recupero di rifiuti e materiali presenti in mare che verranno smaltiti correttamente. Passo ulteriore sarà installare in punti strategici una o più boe mangia rifiuti. Il dispositivo permette di recuperare oltre 500 kg di rifiuti all'anno, comprese le microplastiche e i mozziconi di sigarette. Proseguirà infine il sistema di controllo sull'abbandono dei rifiuti attraverso verifiche in borghese della Polizia Municipale e il sistema di fototrappole mobili, che ha dato ad oggi importanti risultati in sinergia con il sistema di videosorveglianza. Verrà promossa in modo stabile l'attività di comunicazione e promozione di condotte ambientali virtuose. Il sistema fognario. Altra tessera del sistema Lerici è il sistema fognario. Già dal 2015 abbiamo affrontato il tema rivoluzionando il rapporto con i cittadini che sono stati invitati a denunciare gli scarichi irregolari a un apposito sportello gestito con la collaborazione di ACAM. Quindi non più caccia all'inquinatore, ma collaborazione tra ente e cittadino per eliminare le situazioni di inquinamento. Si è potuto pertanto intervenire su numerose situazioni irregolari con la collaborazione degli utenti. Sono stati raggiunti importanti obiettivi che hanno consentito di riparare molte situazioni critiche che perduravano da anni, tra tutte il collegamento della frazione di Tellaro al depuratore di Camisano, la sostituzione degli impianti di pompaggio della Venera Azzurra, oltre alla completa sostituzione delle condotte di raccolta di Piazza Battisti e Piazza Brusacca, avvenute in occasione dei lavori di riqualificazione delle stesse. In via Garibaldi a San Terenzo sono stati realizzati circa 90 metri di condotta che raccolgono i reflui di oltre 30 edifici che scaricavano nel canale Lizzarella. L'amministrazione ha fatto inserire nel piano dell'ambito idrico della provincia della Spezia, ente che finanzia gli interventi nella provincia, i seguenti interventi che saranno realizzati prossimamente: a) la realizzazione dell'impianto fognario e il collegamento al depuratore della frazione di Mugiano,
compresa la zona degli scoglietti e tre strade, la realizzazione dell'impianto fognario e il collegamento al depuratore della zona di Maralunga e località Cala. Si intende proseguire sulla linea intrapresa che ha visto una forte azione politica grazie alla quale l'Erici si trova ora al centro della programmazione degli interventi dell'atto idrico. La pressione politica proseguirà anche nei confronti del gestore del sistema, Acamacque. Occorre rilevare che sia la gestione del sistema fognario che la realizzazione delle opere di riqualificazione delle pompe e condotte di questi anni non sono all'altezza della complessità e importanza degli interventi. Acam è gravemente deficitaria sia sul fronte della gestione che della progettazione e realizzazione delle opere del sistema di condotta. Tale fatto è stato denunciato all'autorità giudiziaria quale unico percorso che rimane a fronte della incapacità comprovata del gestore di porre fine ai difetti e malfunzionamenti che con frequenza interessano il nostro sistema di scarico. Verranno implementate le risorse destinate all'elaborazione delle pratiche relative alla regolarizzazione degli scarichi non recapitanti nella pubblica fognatura. Dissesto idrogeologico. L'azione amministrativa dovrà proseguire con efficacia anche sul fronte del dissesto idrogeologico. Le azioni principali che attueremo saranno il proseguimento di quanto realizzato fino ad oggi in molte zone del territorio, investendo in prevenzione e cioè in sicurezza. La nostra attività continuerà ad essere basata sul minimo consumo del suolo. Si proseguirà con gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria dei canali che scendono verso il mare, che nella maggior parte dei casi attraversano i nostri borghi. La corretta gestione degli stessi ha consentito di superare eccellentemente le numerose allerte meteo degli ultimi anni. Proseguiremo con la pianificazione della pulizia e manutenzione delle cunette e caditoie stradali, in modo da garantire in qualsiasi stagione dell'anno la corretta raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, riducendo al minimo i fenomeni erosivi. L'azione di prevenzione si basa spesso anche sulla pianificazione di interventi ingegneristici mirati alla riduzione dei rischi, come avvenuto in occasione dell'intervento sul versante dell'Eco del Mare. Ulteriore attenzione sarà posta sul controllo selettivo delle alberature a bordo strada e sulle sponde dei canali. Molti sono stati gli interventi di ripristino e consolidamento di versanti oggetto di frana e per le rimanenti abbiamo pronti i seguenti progetti, la cui realizzazione sarà oggetto del presente mandato. Versante franoso delle spiagge di San Giorgio, spiagge della Caletta, falesia del Grò. Completamento della messa in sicurezza della falesia della Marinella. Consolidamento strada tre strade Pitelli. Consolidamento strada di Canarbino. Consolidamento di via militare tre strade Solaro sul versante a monte. Consolidamento dei tratti di sentieristica oggetto di dissesto, attività per la quale si è ottenuto nello scorso mandato un finanziamento di 250.000 euro in forza del quale si sta già procedendo all'intervento. Ambiti costieri. Ulteriore aspetto fondante all'attività amministrativa è quello delle opere di ripristino degli equilibri costieri. La Giunta regionale ha adottato con delibera numero 216 del 17 marzo 2020 il piano di tutela dell'ambiente marino e costiero per gli ambiti 16, 17 e 18 che comprendono il tratto di costa che va da Punta Baffa e Sestri Levante al confine con la Toscana, Canale Parmignola. Il piano è composto da relazione generale, relazioni tematiche, relazioni paraggi costieri, norme di attuazione, piano di intervento, rapporto ambientale, sintesi non tecnica, bibliografia, cartografie. Si è concordato con il personale scientifico di Enea un apporto nella lettura del piano di tutela della costa e nello sviluppo delle conseguenti iniziative. In forza di detto accordo Enea sosterrà i professionisti che si incaricheranno per la progettazione, fornendo tutto il materiale scientifico e storico che il Centro Studi detiene in relazione a tutti i modelli pratici e teorici sviluppati sul nostro territorio costiero. Sarà pertanto svolto un lavoro diretto a realizzare al meglio quanto previsto nei piani di intervento del piano di tutela sopra citato. Muovendo da Ponente a Levante, gli interventi riguarderanno le opere di protezione della Baia di Santa Teresa, che proprio in questi giorni ha subito problemi dalla forte mareggiata, e all'interno della baia le opere di protezione dell'approdo nel centro di stabilizzazione della mitilicoltura.
riequilibrio dell'arenile del seno di San Terenzo, riequilibrio dell'arenile del seno della Venere Azzurra, riequilibrio dell'arenile del seno del Lido e del fondale interno alla rada di Lerici sul fronte di via Biagini passeggiata Vassallo, rinforzo delle opere di protezione della rada di Lerici, interventi nel paraggio di Fiascherino finalizzati a fronteggiare l'erosione costiera. Sarà valutata l'adozione del sistema di interferometria radar satellitare che consentirebbe un monitoraggio continuo all'interno del territorio comunale, in particolare per lo studio della stabilità dei versanti. Tale tecnologia infatti permette di cogliere le prime evidenze di movimento millimetrico dei versanti e dei potenziali movimenti franosi. Cultura dell'ambiente e sinergie. La tematica ambientale continuerà a essere il focus della nostra esperienza amministrativa. L'attuazione della raccolta domiciliare spinta ha portato Lerici a essere tra i primi comuni nel ciclo dei rifiuti. Continueremo su tale strada anche per questo nuovo mandato. Si proseguirà nella cura del nostro ruolo di membri dell'accordo di partenariato Pelagos all'interno del cosiddetto Santuario dei Cetacei, nel cui arco è compreso anche il nostro comune. Proseguiremo nella cura del rapporto intrapreso con realtà ambientalistiche di livello mondiale come Sea Shepherd. Si intende riprendere il lavoro dell'Osservatorio Rifiuti Zero quale elemento fondamentale per la concretizzazione della strategia Rifiuti Zero, un tavolo di lavoro operativo che coinvolga le diverse realtà del territorio e che, oltre a monitorare il percorso, offra contributi e soluzioni in tema di riduzione, raccolta, riciclo, riuso e recupero. Saranno disciplinate da appositi regolamenti le iniziative assunte con le diverse ordinanze sindacali, l'obbligo di utilizzo di stoviglie compostabili o riutilizzabili da parte delle attività commerciali situate sui litorali e dalle associazioni promotrici di sagre e feste di paese, il divieto di fumo su spiagge e scogliere per proteggere il nostro mare, il percorso verso il plastic free anche nell'ambito degli imballaggi dei prodotti di vendita al minuto, al fine di ridurre drasticamente l'uso di carta oleata, pellicola e carta stagnola per la vendita di generi alimentari da banco, le regole di raccolta e sciacquo delle deiezioni e dell'orina dei cani, i comportamenti vietati sulle spiagge, la disciplina dell'abbruciamento dello spaccio. In questa direzione va anche la scelta di dotare il comune di fontane di acqua pubblica, alle quali verranno associati distributori di borracce in alluminio al fine di disincentivare l'uso di bottiglie in plastica, distribuzione di borracce che potrà avvenire anche attraverso gli esercizi commerciali facendone anche un gadget. L'UE vuole garantire che l'acqua di rubinetto sia fornita e sia potabile in tutti i paesi della comunità. Sono oltre 8 milioni i cittadini europei ai quali tale diritto non è assicurato. Gli ambasciatori degli Stati membri, riuniti in sede di comitato dei rappresentanti permanenti, hanno confermato l'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo il 18 dicembre 2019. Su una proposta di revisione della direttiva sulle acque potabili. L'approvazione apre la strada all'adozione definitiva. Si tratta della prima direttiva assunta dal Parlamento europeo in forza di uno strumento di partecipazione popolare e ha ad oggetto la realizzazione del diritto all'acqua pubblica e che le forniture siano di qualità, anche al fine di ridurre la vendita di acqua in bottiglia, in particolare di plastica. Volontà dell'amministrazione sarà quella di svolgere le azioni volte a sensibilizzare l'ANCI affinché si faccia promotrice di una campagna per l'adozione in tempi brevi delle prescrizioni della direttiva comunitaria da parte dello Stato italiano. La cura dell'ambiente passa per scelte consapevoli della comunità che lo vive. Allo scopo verranno stabilmente organizzate iniziative che coinvolgeranno i cittadini in campagne di pulizia dai rifiuti di ambiti naturali. In particolare le scolaresche verranno coinvolte nella cura di aree verdi o di un angolo di quartiere caratteristico per contribuire al decoro. Ad esempio gli scolari e studenti potranno collaborare alla piantumazione delle fioriture. Un ulteriore obiettivo sarà il piano comunale per la localizzazione degli impianti radio, base di telefonia mobile e il regolamento di acustica.
Saremo concentrati su provvedimenti riguardanti l'efficientamento e il risparmio energetico, oltre che sulla mobilità sostenibile. Primo step sarà la convenzione con l'Istituto Casa Clima e l'attivazione dello sportello energia presso l'ufficio ambiente dell'ente, uno spazio che darà la possibilità ad aziende e cittadini di avere una consulenza gratuita sulle soluzioni di efficientamento e risparmio energetico nell'ottica di un'edilizia ecosostenibile che vada nelle scelte green e nell'autosufficienza energetica, il punto di forza. Si studieranno soluzioni dedicate, come ad esempio panchine che permettano la ricarica delle batterie grazie a pannelli fotovoltaici integrati negli arredi stessi, collegandosi con una porta USB o wireless e fonti di illuminazione a ricarica solare per ambiti di limitate dimensioni. La scuola sarà centro di iniziative volte alla conoscenza e all'acquisizione dei valori ambientali, di tutela del mare, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di tutela della costa, di risparmio energetico e del differenziamento e riciclo dei rifiuti. Saremo protagonisti nelle proposte atte a valorizzare e animare la giornata del mare istituita per l'11 aprile. Territorio e pianificazione. Il prossimo mandato vedrà la revisione del nostro piano urbanistico, principalmente finalizzata a soddisfare l'esigenza di abitazioni a favore dei residenti, a costi di mercato sostenibili. Abbiamo introdotto il principio che impone alle nuove unità abitative un vincolo di residenzialità ventennale, volto a contrastare il fenomeno delle seconde case e degli appartamenti a uso turistico, fenomeno che negli anni ha innalzato notevolmente il costo al metro quadro delle case alerici, rendendone quasi impossibile l'acquisto per coloro che qui vorrebbero stabilmente vivere pur non avendo ingenti possibilità economiche. Lo scopo della rivisitazione del PUC sarà quello di destinare le residue capacità edificatorie alla realizzazione di abitazioni vincolate al suscitato principio di residenza, perseguendo lo scopo di riportare all'Erici chi si è trasferito nei comuni limitrofi o di trattenere chi resterebbe a vivere nel nostro comune ma non può permettersi l'acquisto di un appartamento ai prezzi di una seconda casa. Altresì si procederà ad acquisire al PUC tutta la normativa speciale proliferata in questi anni, garantendone l'inserimento nel nostro sistema normativo di pianificazione territoriale, armonizzandola con gli interessi locali. Sempre in tema di realtà territoriali, proseguirà la valorizzazione e acquisto dei beni demaniali, attività che in applicazione della legge sul federalismo demaniale ha visto, quale esempio per tutti, la storica acquisizione al patrimonio del castello di San Giorgio. Ieri era l'anniversario, 2 anni fa abbiamo acquisito il nostro castello al patrimonio comunale. Attraverso permute con i privati si renderà accessibile l'ambito di proprietà comunale a Maramozza. Territorio, comunità, parco. Vogliamo rendere protagonisti i cittadini del nostro comune nella redazione del nuovo piano del parco di Montemarcello Magravara. La normativa infatti conferisce potestà pianificatoria a un organo, il Consiglio del Parco, a scapito dei consigli comunali, che sono gli unici organi dove legittimamente si esercita tale potestà in rappresentanza del popolo. Tale previsione è incostituzionale. Ci impegniamo a portare il piano del parco nella discussione tra la gente e fuori dalle stanze chiuse degli organi non rappresentativi della comunità. Negli scorsi anni ci siamo impegnati a che siano modificati gli organi del parco, prevedendo nella loro composizione con figure rappresentative della volontà popolare, i sindaci. Anche tale impegno è stato adempiuto. L'11 dicembre la comunità del parco ha votato all'unanimità la mozione portata dal sindaco di Lerici su mandato del Consiglio Comunale che prevede la modifica della composizione del Consiglio del Parco con l'inserimento di 4 sindaci, di cui 1 in rappresentanza della Val di Vara, 1 in rappresentanza della Val di Magra, 2 in rappresentanza del Caprione. Sarà impegno di questo mandato curare la prosecuzione della revisione del piano del parco, adeguandola alle esigenze di valorizzazione del nostro territorio, garantendo anche il dibattito in Consiglio Comunale nel rispetto dei principi e valori della democrazia rappresentativa. Parcheggi e viabilità. La viabilità è il tema, il nodo cruciale delle scelte politiche lericine.
La provinciale 331 sarà messa in sicurezza mediante l'installazione del sistema Tutor, che consentirà di ricondurre la velocità di percorrimento della stessa provinciale da Puglio a Muggiano entro limiti di sicurezza conformi all'attraversamento dei nostri centri abitati e delle numerose intersezioni viarie che servono anche proprietà private, impianti pubblici, scuole, un supermercato e attività commerciali di altro genere. Sempre con lo studio già in corso per la riqualificazione dell'ambito di Muggiano, quale porta di Lerici, sarà progettata e poi realizzata la banchina pedonale con annessi sistemi di attraversamento pedonale adeguati nel tratto tra gli Scoglietti e Muggiano. Oggi, nell'attesa della definitiva progettazione che sarà poi consegnata alla provincia per la relativa autorizzazione all'esecuzione delle opere, la sicurezza degli spazi pedonali e della circolazione è garantita con ordinanze del sindaco ex articolo 54-2. Sarà proseguita l'opera di asfaltatura intrapresa nello scorso mandato e la messa in sicurezza guardrail delle strade della Rocchetta e di Via Militare. La realizzazione del modello finale passa necessariamente dalla creazione di parcheggi interrati. La progettazione di tali infrastrutture deve rispondere almeno a tre esigenze prioritarie. 1. Parcheggi per residenti. 2. Liberazione del lungomare dalle auto parcheggiate. 3. Parcheggi per visitatori. Solo rispondendo a tali priorità si andrà a comporre il modello finale di viabilità basato su A. zone pedonali. B. zone a traffico limitato ristrette ad ambiti più centrali delle nostre frazioni. C. lungomare libero dalle auto in sosta, fatta eccezione per tratti non serviti da parcheggi di prossimità. D. nuove aree verdi, ad esempio la vallata, e miglioramento del paesaggio. Anche la nostra amministrazione conferma come corretta la soluzione che storicamente prevede tre riferimenti all'interno del Golfo, Venera Azzurra, Lerici e Sant'Erenzo, oltre al parcheggio nella zona di Fiascherino, funzionale alla zona di Tellaro. Il parcheggio centrale della Vallata, dietro la Venera Azzurra, sarà finanziato attraverso la Società di Sviluppo Turistico Lerici e pertanto l'opera potrà partire a breve. Il primo importantissimo risultato sarà quello di far tornare verde la Vallata, restituendo alla cittadinanza un parco ma anche strutture di servizio. Questo sarà possibile grazie a un progetto di parcheggio interrato che comprenderà quello di rinaturalizzazione dell'area sostituendo quello attuale di superficie. Altro importantissimo risultato sarà l'implemento dei parcheggi a disposizione. I 350 posti attuali diverranno almeno il doppio, quindi una infrastruttura baricentrica di grande capienza che darà risposta anche ai residenti alla Venera Azzurra, potendo riservare loro un importante numero di stalli nella zona. Il parcheggio a Lerici, la cui realizzazione non interferirà con i giardini pubblici. I confronti avuti con le principali realtà del settore hanno individuato nella rotonda Vassallo quale luogo ottimale dove realizzare l'opera. Il parcheggio avrà un numero importante di stalli gratuiti e destinati ai residenti e un massimo di 150 posti per i visitatori. L'opera sarà realizzata grazie a risorse tratte dalla finanza di progetto. In alternativa sarà proposto alla cittadinanza il progetto di Piazza Baccigalupi. Dal confronto delle due soluzioni si individuerà l'opera da realizzarsi mediante referendum. Il parcheggio a Sant'Erenzo in località Bagnara, sotto al campo da calcio, anch'esso di circa 200 posti a rotazione. La progettazione coinvolge un'area più vasta, prevedendo la riqualificazione e valorizzazione del parco delle case arte e il collegamento delle stesse a via Milano, eliminando la separazione creata dalla strada provinciale. La progettazione prevede un'infrastruttura sportiva adibita a palazzetto che ospiterà il campo da basket, oltre che uno spazio coperto polivalente per accogliere assemblee pubbliche, associazioni e quale luogo di socializzazione in particolare per gli anziani. Il parcheggio sarà realizzato grazie a risorse tratte dalla finanza di progetto. Le altre infrastrutture sportive potranno avere iter costruttivo separato, in quanto già finanziabili con il bando sport e periferie. Il parcheggio a Fiascherino, immaginato nell'area in prossimità degli accessi alle spiagge, sarà realizzato grazie a investimenti privati, sarà a servizio della costa di Levante del Comune, riducendo il traffico nell'ambito di Tellaro.
La localizzazione delle infrastrutture destinate a parcheggio consentirà diverse possibili soluzioni di viabilità che saranno sottoposte a referendum. L'interamento del parcheggio in località Vallata, ad esempio, permetterà fin da subito la realizzazione di una comoda carreggiata in uscita dalla Venere Azzurra, più funzionale a diversi modelli di viabilità da sviluppare nel confronto pubblico. Si procederà a progettare in condivisione con gli enti territoriali interessati la pista ciclabile che collegherà l'Erici sia alla futura pista ciclabile del Parco Magra, sia alla costa toscana e della Versilia, sia alla ciclabile tirrenica. Trasporto pubblico. Ho avuto proprio nei giorni scorsi un primo incontro con la provincia e i vertici di ATC per preparare quelle che sono le proposte che porteremo in consiglio comunale e che a breve l'ente provincia e ATC porteranno o trasmetteranno al comune di Lerici per una riorganizzazione del trasporto pubblico. Stiamo già lavorando quindi per implementare il servizio tra frazioni e tra frazioni e capoluogo, optando dove possibile per mezzi elettrici a minor impatto sonoro e di emissioni. Proprio oggi in commissione mi è stato dato mandato a sottoscrivere l'accordo tra Comune di Lerici, Comune di Spezia e Comune di Porto Venere per l'elettrificazione delle linee di trasporto pubblico tra il capoluogo e i due comuni. Tale soluzione vedrà la luce a breve grazie al bando del MIT che sarà attivato con la firma del protocollo tra gli enti territoriali della provincia. Dopo la felice istituzione del bus navetta sperimentale tra Lerici e Sant'Enenzo si procederà al potenziamento del servizio con una linea comunale che servirà alle frazioni collinari, cosiddetta navetta collinare. A tale scopo sono già stati attivati gli incontri tecnici per poter definire entro luglio 2021 un nuovo contratto di servizio con ATC previo dibattito in consiglio comunale. Si dovrà lavorare per avere un collegamento estivo con Montemarcello e Bocca di Magra, fondamentale quest'ultimo per chi ama godere della sentieristica e dell'attività escursionistica, percorrendo i sentieri che da Lerici conducono ad Amelia. Visto lo sviluppo della pratica dell'escursionismo in bicicletta, si dovrà sperimentare anche il trasporto di passeggeri in bicicletta. Non ultima dovrà essere studiata la soluzione del trasporto pubblico locale a chiamata. Saranno agevolate soluzioni per l'utilizzo di mezzi, scooter, geolocalizzati a noleggio. Trasporto pubblico via mare. Nel 2019 abbiamo reintrodotto la linea alla Spezia Lerici-Tellaro. Si proseguirà in tal senso, prevedendo anche un approdo a Sant'Enenzo. Storicamente il servizio ha difficoltà di ritorno economico, causa la fruizione non costante. Per garantire al servizio uno stabile futuro occorre legarlo al sistema della crocieristica, prevedendo uno scalo all'interno della futura stazione marittima Spezzina. Un'ulteriore risposta alla viabilità via mare sarà rappresentata dalla riorganizzazione della rada di Lerici a Pontile e a Gavitello, determinante per offrire posti in transito che consentano di accogliere imbarcazioni e passeggeri nel nostro territorio in alternativa alla viabilità stradale. Scuola. L'istruzione non può essere scissa dalla cultura, dalla tradizione. La scuola è pienamente inserita nel contesto ambientale e sociale del territorio in cui vive una comunità. Le scuole sono fucine di idee, di sapere, di vita, una ricchezza della comunità da tutelare e promuovere. La prima esigenza che ha la scuola di Lerici è quella di restituire dignità ai nostri plessi. Si tratta di un'opera complessa che ha necessitato e necessita di interventi di riqualificazione molto importanti e costosi, in già parte realizzati, in parte in corso di realizzazione, in parte da intraprendersi. L'obiettivo programmatico è quello di restituire alle nostre scuole la piena dignità di edifici scolastici, eliminando la promiscuità con uffici o con realtà esterne. Per avere una scuola di valore occorre creare spazi dove svolgere anche attività non curricolare, spazi dove trascorrere anche il tempo del dopo scuola, dando a scolari e studenti occasioni di crescita, alle famiglie un supporto nella gestione della vita familiare durante le ore pomeridiane, anche al di fuori del cosiddetto tempo pieno.
Riteniamo necessario collegare la teoria alla pratica, spalancando una porta al futuro lavorativo dei giovani per accompagnarli alla scoperta delle loro inclinazioni e aspirazioni. Sarà un'azione dell'amministrazione quella di far conoscere ai bimbi e ai ragazzi, in sinergia con la scuola, i mestieri, le forme d'arte, i valori e le tradizioni locali, la bellezza del lavoro artigianale e artistico attraverso l'esperienza e la messa a disposizione di laboratori creativi e artigianali curati da autori e artigiani autoctoni che desiderano mettere a disposizione le loro conoscenze. Queste fondamentali esperienze potranno concorrere alla scelta dell'indirizzo scolastico e lavorativo dei nostri giovani. In tutto questo si continuerà a rafforzare e valorizzare la conoscenza della lingua inglese in tutte le scuole di ogni ordine e grado, a partire dall'asilo nido. Anche la scuola paritaria del nostro territorio verrà coinvolta e sostenuta nei progetti, in quanto risorsa importante per la nostra comunità. Le famiglie con figli protetti da legge 104 verranno sostenute nel loro percorso di vita e accompagnate con adeguati supporti all'interno della scuola e nel tempo extrascolastico, utilizzando tutte le risorse umane e professionali necessarie per la loro crescita armonica e priva di barriere. Sarà avviato un progetto per favorire la diffusione della cultura musicale tra i giovani, in linea con l'indirizzo musicale del nostro istituto comprensivo, avvalendosi della presenza annuale sul nostro territorio di un evento internazionale quale il Lerici Music Festival, in sinergia con le locali compagnie teatrali e dialettali. Si valorizzerà il rapporto degli scolari e degli studenti con l'ambiente circostante, favorendo lezioni all'aperto, visite periodiche alle bellezze naturali e storiche del Caprione, volte ad accrescere la loro consapevolezza storica e stringendo legami con le realtà associative locali, fondamentali per la conoscenza e la pratica dello sport, in particolare sul mare. Si curerà l'introduzione di progetti volti a favorire il dialogo tra le diverse generazioni, il superamento di ogni forma di discriminazione e bullismo, e ad acquisire fin da piccoli la forma mentale del rispetto dell'ambiente e delle forme di gestione consapevole dei rifiuti. La biblioteca, già oggetto di interventi sensibili, verrà ulteriormente adeguata e resa sempre più luogo di incontro, oltre che di scoperta e di studio. Sarà ampliato il progetto psicologico fornito dall'Istituto Comprensivo con coordinamento in rete di ANSA, MP, Maglio Canepa, per favorire le relazioni e le strategie pedagogiche adeguate. Promuoveremo progetti per favorire l'interazione generazionale bambino-anziano tramite associazioni storiche locali, ad esempio Unitre, Marinai d'Italia, eccetera, valorizzando la trasmissione di conoscenze e valori civico-sociali tipici della nostra tradizione marinaresca e territoriale. Oltre a proseguire nella imponente opera di messa in sicurezza dei fabbricati scolastici, gli arredi saranno pensati per garantire spazi individuali di deposito libri quaderni, favorendo lo sviluppo di autonomia e consapevolezza. Saranno introdotte soluzioni di arredo ecosostenibile, ma in particolare si curerà lo sviluppo di una scuola leggera dove i libri di testo saranno nel tempo smaterializzati attraverso la digitalizzazione. A tal fine si sta lavorando per il potenziamento dei servizi di linea internet, ciò anche a fronte della sempre più frequenti esigenze di sviluppo della didattica a distanza. Questa amministrazione ritiene comunque la didattica in presenza insostituibile, quale vero e proprio diritto degli studenti e scolari. Altresì si procederà all'acquisto di materiale informatico da fornire alle famiglie di scolari e studenti. Sport. La pratica dello sport necessita di infrastrutture. In tal senso una risposta importante è arrivata con la riqualificazione del campo da calcio Piero Bibolini. Sono investimenti urgenti ma di assoluta importanza, perché la pratica dello sport è motivo di attenzione alla salute per i più giovani, di corretta crescita psicofisica e sociale. Realizzeremo un campo da basket al coperto a San Terenzo, finalizzato attraverso il bando Sport e Periferie. Saranno potenziati gli spogliatoi del campo Piero Bibolini e realizzate le palestre e le infrastrutture necessarie alle nostre 5 borgate, che necessitano di avere un sostegno importante e costante, come è avvenuto negli scorsi 5 anni. Occorre proseguire nel valorizzare il rapporto delle associazioni sportive con la scuola, con particolare riferimento alle attività legate alla tradizione marina, come vela e canottaggio, proseguendo le esperienze degli scorsi anni.
Fondamentale sarà anche il sostegno alle realtà sportive che fanno riferimento all'escursionismo e al mountain bike. È volontà programmatica la copertura della piscina da 50 metri, struttura che potrà così rispondere alle esigenze di cittadini e sportivi anche con un ampliamento dell'offerta sportiva collaterale connessa all'impianto comunale. Si cureranno gli eventi ormai storicizzati nel nostro territorio, quali per tutti la Coppa Byron, il triathlon, le iniziative promosse dal CONI, la pratica del nuoto in acque libere. Politiche sociali e famiglia. Il cuore del territorio sono le persone e le famiglie. I servizi sociali sono uno dei punti di forza dell'amministrazione di Ricina. Continueranno a seguire con la consueta attenzione gli adolescenti, i disabili, gli adulti e gli anziani. Fondamentale sarà creare rete con le associazioni e le diverse figure attive nel sociale. Stiamo lavorando e lavoreremo per far sì che il nostro distretto sanitario diventi promotore e primo attore di un dialogo concreto con la Regione e gli altri comuni della provincia della Spezia, finalizzato alla costruzione del nuovo ospedale, ma principalmente allo sviluppo e potenziamento del sistema sanitario territoriale. Tale proposta ha già avuto il placido delle autorità sanitarie provinciali. Sarà portato avanti con decisione il rapporto di stretta condivisione con i medici di famiglia e con i pediatri delle scelte in materia sanitaria, come già sta avvenendo nel corso della pandemia da Covid. Definiremo convenzioni con enti no profit per proporre visite specialistiche a prezzi concordati al fine di avere una risposta sanitaria immediata. Daremo la massima attenzione alle politiche di conciliazione tra casa e lavoro. In primo piano sarà il tema della stabilizzazione delle giovani coppie e famiglie che vogliano mettere radici nel nostro territorio, anche attraverso l'istituzione di un bando per il contributo conto interesse su un mutuo prima casa, più eventuali bonus da definire in collaborazione con gli istituti di credito presenti sul territorio. Ci proponiamo di rendere il Comune di Lerici bebè friendly, sostenendo la natalità e la qualità della vita dei nostri cittadini più piccoli e delle loro famiglie. Realizzeremo consultorio ostetrico pediatrico, cercando la collaborazione con ASL e o altre realtà. Vogliamo ampliare i servizi già offerti alla prima infanzia, portando all'apertura di uno spazio di ascolto e consulenza per donne in attesa e neomamme, un servizio più completo di assistenza alle mamme e ai loro piccoli nel territorio e aperto almeno una volta alla settimana. Box nascita, come molti comuni stanno sperimentando, vogliamo fornire a richiesta delle famiglie che attendono l'arrivo di un figlio una box nascita che contenga prodotti e buoni utili alla cura del bambino, come ad esempio per l'acquisto di materiale per l'infanzia nei negozi del Comune di Lerici o prodotti che possono favorire l'avvio di buone pratiche come i pannoloni lavabili. Vogliamo realizzare un parco giochi a misura di bambino 0-3 anni che possa rispondere in modo mirato alle loro necessità e uno spazio verde destrutturato in cui possano giocare dando libero sfogo alla loro fantasia tra i cespugli, spiazzi, piante e fiori senza i limiti imposti dai classici giochi da parco. A tal fine sarà deputato un ambito del parco di Falconara. Interverremo, come già detto, per abbattere le barriere architettoniche diffuse all'interno del comune per favorire il transito di passeggini e carrozzine. Lavoreremo per proseguire il percorso intrapreso in direzione della gratuità della scuola dell'obbligo, riproponendo e potenziando le buone pratiche messe in campo in questi anni. Fattore famiglia, con un più ampio accesso alla gratuità di servizi quali libri di testo e trasporto e alla riduzione delle tariffe di asilo e mensa. I nostri anziani sono una risorsa inestimabile, la nostra intenzione è tutelarli e sostenerli in questa fase della loro vita. Per questo ci impegniamo a potenziare il servizio di consegna a domicilio di farmaci e spesa, rivolto alle persone sole e ai non autosufficienti. Tra i tanti bisogni dei più anziani vi è quello della creazione di luoghi dove potersi ritrovare. In molti sentono la necessità di avere un luogo coperto dove poter dar vita ad attività culturali e ludiche o di semplice comfort dove incontrare gli amici. Ci impegniamo a farci promotori della rinascita del concetto di etica e di sane relazioni tra le diverse età, implementando una progettualità che ponga le basi a un nuovo dialogo tra le generazioni, fatto di rispetto e di confronto. Centrale a tal fine sarà il sostegno di Unitre, del centro Antares, di Hauser e Pubblica Assistenza, ma anche
della Caritas diocesana. Attraverso una collaborazione con la pubblica assistenza e i medici di base, offriremo alle fasce deboli il servizio di trasporto per visite mediche e terapie nei centri ASL, nei casi in cui non sia possibile attivare il servizio dedicato. Proseguiremo nel dare massima attenzione alle attività sportive per il loro ruolo sociale e culturale sul territorio. Lo sport può e deve essere una grande risorsa educativa per gli adolescenti e i giovani sul territorio. Lo sport sul territorio, in modo che non cadano in una zona grigia. Si può pensare inoltre a progetti che prevedano un'educazione di strada e l'offerta di palazzi attrezzati per l'incontro di spazi attrezzati per l'incontro e la promozione della creatività artistica e culturale, al fine di stimolare la piena partecipazione dei giovani e la loro autonomia di decisione. Occorre aiutare i giovani, fin dalla tenera età, a credere in se stessi, attraverso percorsi che comportino la crescita personale e la comprensione del concetto di violenza psicologica, oltre che verbale e fisica. Anche per queste iniziative ci faremo carico di individuare luoghi idonei alla condivisione del tempo libero nell'esercizio di pratiche virtuose. Ente comune, cuore dell'attività della nostra comunità, in questi anni la capacità produttiva è cresciuta considerevolmente. I servizi al cittadino da parte del comune evolveranno seguendo quelli che sono i ritmi della comunità, fornendo sempre maggiori servizi online e organizzando le aperture degli uffici in funzione delle esigenze dei cittadini. Saranno destinate risorse all'infrastruttura informatica, rispondendo alle necessità di una comunità sempre più orientata all'utilizzo di strumentazione digitale. La centrale unica di committenza proseguirà la politica della razionalizzazione della spesa attraverso indagini sul mercato elettronico e la creazione di un albo fornitori. Saranno potenziati quei settori che hanno subito riduzioni di personale a causa di numerosi pensionamenti, in particolare il settore lavori pubblici necessita di rinforzo anche per ciò che riguarda il numero di operai. Sono state completate le assunzioni mediante bandi pubblici, altri sono in corso di attuazione. Proseguiranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Comunale, un edificio monumentale che rappresenta la democrazia della nostra comunità. Particolare impegno sarà destinato alla razionalizzazione degli spazi di lavoro e alla loro collocazione ordinata dei singoli settori e dei relativi uffici. Risorse economiche. Proseguiremo nella politica di gestione attuata negli ultimi 5 anni, caratterizzata da economicità, trasparenza, capacità di spesa, concetti fondamentali per concretizzare le promesse fatte ai cittadini. Il bilancio comunale è solido e capace di affrontare gli importanti investimenti che ci impegniamo a realizzare in tutti gli ambiti. Le entrate derivanti dalla gestione delle spiagge, oltre 550.000 euro annui, verranno destinate a opere di difesa e consolidamento della costa in attuazione del piano regionale di protezione dell'ambiente marino e costiero, affidando incarichi a professionisti e con la collaborazione già definita in termini di volontà con Enea. Torneremo a fruire delle spiagge di San Giorgio, come già avvenuto per la Marinella di San Terenzo. La prosecuzione di una corretta progettualità tecnica e pianificazione finanziaria permette spesso di essere premiati in termini di assegnazione di contributi da parte degli enti sovraordinati, come già avvenuto negli ultimi anni. Tale caratteristica dimostra l'effettiva capacità di amministrare l'ente, riuscendo a realizzare quanto si promette. In questi termini si sono investite risorse, concretizzate importanti economie, ad esempio per la gestione della fornitura degli impianti di pubblica illuminazione, risparmio superiore al 65%. Ulteriori risparmi si otterranno dalla corretta gestione del servizio di raccolta rifiuti, per il quale si prospettano economicità superiori al 20%. Centrale sarà l'utilizzo dei fondi legati alla politica comunitaria di coesione 2021-2027, che si sviluppa su 4 temi unificanti: lavoro di qualità, territorio e risorse naturali per le generazioni future, omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini, cultura, veicolo di coesione economica e sociale. La sfida della capacità di preeducazione si pone volta all'acquisizione degli impianti
degli importanti strumenti di finanziamento previsti in tutti i campi dell'attività descrittiva in questo documento programmatico. Sarà pertanto dedicato all'attività di individuazione delle linee di finanziamento, il lavoro di personale dirigenziale del Comune, la consulenza da parte di realtà del mondo professionale del settore. Protezione civile. Il sistema di protezione civile ha un ruolo straordinariamente importante, come ampiamente dimostrato durante le innumerevoli allerte meteo e la drammatica emergenza sanitaria del Covid-19. I nostri cittadini si sono sempre dimostrati pronti alla collaborazione per creare il sistema di gestione dell'emergenza. La protezione civile siamo tutti, persone, enti, associazioni, attrezzature e mezzi. Il sistema funziona se ben coordinato nell'attuazione di quanto previsto in sede di pianificazione delle attività in caso di emergenza. È fondamentale proseguire a lavorare con costanza all'aggiornamento della programmazione delle attività di emergenza in caso di calamità, in sinergia con le associazioni di volontariato, quali Pubblica Assistenza e Radio Marconi, che costituiscono l'ossatura data dal mondo del volontariato al nostro sistema locale, ma anche con realtà come l'Associazione Marinai d'Italia e Carabinieri in Congedo, divenute anch'esse partner insostituibile. Andiamo a chiudere con un focus su Lerici e Frazioni. Lerici, l'opera già progettata e non partita a causa Covid-19, la riorganizzazione della rada, per la quale è stato già redatto un progetto definitivo. Questo è stato realizzato sulla base degli studi scientifici dell'Università di Napoli e di Genova, che hanno monitorato il moto ondoso dello specchio acqua interessato per un lungo periodo di tempo. Il progetto, che prevede un parziale e limitato intervento di dragaggio su parte dell'area, consisterà nell'installazione di pontili galleggianti ai quali potranno essere ormeggiate oltre 400 imbarcazioni che potranno usufruire di colonnine dotate di acqua e corrente elettrica. Il porticciolo sarà attrezzato con tutti i servizi necessari a una località turistica, come servizi igienici e docce. Saranno inoltre previsti almeno 40 ormeggi destinati al transito temporaneo di barche, incentivando l'arrivo di turisti e visitatori attraverso vie alternative alla viabilità terrestre. Le altre due principali opere pubbliche che saranno realizzate sono il parcheggio e la già finanziata riqualificazione del fronte mare dei giardini di Lerici, andando a contemplare un intervento già avviato con Piazza Cesare Battisti. Entrambi gli interventi non interesseranno i giardini e la vegetazione esistente. Sull'intera passeggiata tra Piazza Garibaldi e l'Erbetta sarà sostituita l'attuale pavimentazione danneggiata con soluzioni che si integreranno agli spazi esistenti. Tale progetto sarà complementare a quello di realizzazione del parcheggio interrato e si porrà l'obiettivo di creare spazi vivibili per attività sociali di vario genere, come eventi e manifestazioni, classici tornei di basket estivi e aree di giochi per bambini. Il risultato sarà in perfetta continuità con Piazza Garibaldi e Calata Mazzini. Anche quest'ultima sarà interessata da un progetto di riqualificazione. La nuova pavimentazione ricorderà indelebilmente i fatti avvenuti il 28 settembre del 1944, quando numerosi edifici furono fatti brillare e molte famiglie sfollate. Nell'area di Calata Mazzini sarà inoltre realizzata una passerella pedonale in parte a sbalzo sul mare che collegherà il Belvedere Stefanini alle spiagge di San Giorgio, per le quali esiste un progetto di messa in sicurezza e riapertura. Sarà riqualificata la panoramica dell'area della scalinata intitolata Emilio Manfredi che collega le spiagge San Giorgio all'omonima piazza. Dopo l'apertura della Galleria Padula è pronto a essere realizzato l'ascensore di collegamento tra la Galleria stessa e Via della Repubblica. Chi abita la parte alta di Lerici potrà raggiungere agevolmente il centro del paese e il costruendo parcheggio interrato. San Terenzo, la realizzazione del parcheggio interrato nella zona del campetto di Bagnara consentirà di soddisfare il bisogno della comunità, dei turisti e dei visitatori. Questo conferirà una maggiore vivibilità e condivisione degli spazi da parte di famiglie, associazioni locali e attività commerciali. Nell'ambito di tale progettazione è prevista anche la realizzazione di un palazzetto per il basket e di un volume capace di ospitare assemblee o diventare nel periodo invernale luogo di ritrovo per i cittadini anziani.
anni. Si sta già procedendo allo studio e progettazione di soluzioni per le aree esterne delle case arte, finalizzate a migliorarne il godimento anche attraverso un progetto sperimentale di orto urbano. Sarà riaperta al pubblico la galleria che unisce via Garibaldi alla spiaggia di Marinella, che sarà sfruttata come collegamento pedonale e possibile ricovero delle imbarcazioni da paglio delle borgate. Sarà completata la messa in sicurezza della falesia della Marinella con la realizzazione dei lavori sull'ultimo lotto, ovvero il tratto successivo alla spiaggia, oggi già fruibile. Saranno completati il marciapiede in Viale della Vittoria, la messa in sicurezza di Via Gozzano, installando dispositivi per il controllo della velocità e delle infrazioni stradali. In genere, risorse saranno destinate al rinnovamento delle vie pedonali che collegano il paese alle frazioni collinari di Pozzuolo, Trestrada e Cappellano. Sarà riqualificato il verde della passeggiata e realizzata la prosecuzione del muretto che separa dalla spiaggia. Tale soluzione permetterà di contenere meglio la sabbia e di creare una nuova limitata zona d'ombra in passeggiata grazie alla piantumazione di alcuni alberi anche sul lato verso mare. Saranno utilizzati gli studi sulle correnti marine sopra richiamate per elaborare progetti di difesa della costa. Tali progetti saranno finalizzati a riequilibrare l'assetto della spiaggia del paese e a migliorare la navigabilità dell'area di approdo della marina, per cui è previsto un intervento di dragaggio. Pozzuolo, in seguito alla riqualificazione del campo da bocce, sarà elaborato un progetto per l'ampliamento del centro sociale in località Altino. Questo consentirà di offrire un rinnovato spazio associativo e di recuperare l'adiacente area verde e la storica baracca. Coglieremo l'occasione per realizzare una nuova rotatoria che renderà maggiormente sicura la viabilità. Saranno elaborate soluzioni per la realizzazione di nuovi spogliatoi nel campo da calcio di Falconara. Il recupero del forte dei Pianelloni rappresenterà una grande opportunità per la frazione, offrendo posti di lavoro e valorizzando le peculiarità dell'intera zona. Risorse saranno destinate alla ristrutturazione dell'edificio dell'ex scuola elementare, che sarà destinato ad Artena e alle associazioni locali con carattere culturale e sociale. In particolare si realizzerà lo spogliatoio ed i servizi funzionali alla palestrina attiva. Sarà completata la messa in sicurezza di via dei Pianelloni e della strada che sale a Pittelli mediante la realizzazione del consolidamento della sede stradale e lo sfoltimento delle alberature presenti. Grande attenzione sarà posta sugli interventi di bonifica ambientale del promontorio di Pertusola. Il parco di Falconara sarà curato con un affidamento volto a farne un luogo di valorizzazione delle essenze mediterranee presenti in gran numero e pertanto un parco botanico dove trascorrere serenamente il tempo libero, fare attività motoria e sportiva. Muggiano, l'intervento principale consisterà nella realizzazione della rete fognaria che collegherà la frazione al depuratore di Stagnoni, opera già in corso di realizzazione. Grazie alla nostra proposta, la provincia ha scelto di adottare la medesima soluzione anche per le frazioni Spezzine, Di Pitelli e Ruffino. Saranno destinate risorse alla riqualificazione dell'area dell'attuale parcheggio sulla via provinciale, ponendo particolare attenzione al tema della sicurezza e della viabilità. Quale porta del comune si sta già studiando la riqualificazione dell'area che delimita la strada provinciale. Si proseguirà il dialogo con la direzione di Fincantieri e la provincia affinché siano affrontate le difficoltà che il numero importante di operai crea alla vita sociale. Puglio La Solaro, uno degli interventi più importanti, consisterà nella ristrutturazione dell'edificio Cochrane e dell'antistante piazza, prevista a bilancio nel 2022. L'edificio sarà adeguato alla normativa vigente sugli edifici scolastici e restituito alla comunità. Verrà completato il collegamento di via dei Cipressi con l'area pedonale in prossimità della Galleria Primacina e reso adeguato alla necessità di collegamento Colombiera Venera Azzurra, anche con opere finalizzate alla sicurezza dell'attraversamento della strada provinciale, grazie alle quali incentivare, dove possibile, l'utilizzo della storica rete sentieristica. Saranno finalmente gli anni della riqualificazione del centro storico di Bagnola e dei sentieri che lo collegano a Solaro e San Terenzo, nonché di via Vassalle. Saranno recuperate le strutture storiche dei lavatoi di Solaro e Bonezzola, simbolo delle tradizioni culturali del paese. Gli spazi antistanti la chiesa saranno oggetto di un intervento di riqualificazione che comprenderà il riordino di parcheggi, area verde e sedute. Dopo il completamento del parcheggio della rotatoria di Pugliola, si creerà un sicuro percorso di collegamento con Barcola e il Guercio, completando la pavimentazione dei marciapiedi ai bordi della rotatoria.
la serra. La frazione gode oggi del completamento del nuovo parcheggio realizzato dalla nostra amministrazione, che si impegna a realizzare un camminamento pedonale che lo unisca al centro del paese. Questo avverrà attraverso la costruzione di una banchina pedonale e di un ascensore che collegherà la strada principale a Piazza Santa Croce, Piazza della Croce. Sarà inoltre installato un sistema di telecamere che controllino gli accessi dei veicoli alla zona a traffico limitato. Si proseguirà nella progettazione e attuazione delle cremagliere funzionali al recupero delle terre incolte nelle zone di Capo d'Acqua fino a Zanego. Sarà valorizzata la rete sentieristica che collega la frazione al Caprione e al mare di Lerici e Fiascherino, attraverso interventi di manutenzione straordinaria che sono già in corso e coperti con finanziamenti comunitari. Gli interventi di messa in sicurezza di via Garibaldi e della strada che sale alla Rocchetta saranno completati grazie all'installazione di guardrail, alla pulizia delle cunette che raccolgono l'acqua piovana. Si proseguirà alla manutenzione programmata delle strade bianche presenti alla Rocchetta e a Zanego, al fine di mantenerle percorribile in ogni condizione meteorologica. Allo scopo di conservare la tradizione del borgo, l'antico lavatoio del paese sarà recuperato e messo a disposizione della cittadinanza. Tellaro. Importanti risorse sono state destinate alla messa in sicurezza della strada che collega Tellaro al resto del territorio, alle sue condizioni ambientali. Quest'ultimo obiettivo è stato raggiunto grazie al collegamento della frazione al depuratore di Camisano. Tale impegno vuole proseguire con lavori che possano ulteriormente valorizzare il paese e le scogliere che lo circondano. Grande attenzione sarà rivolta al consolidamento della falesia del Gro e delle spiagge di Groppina, alla realizzazione di opere di protezione del tratto di costa e al recupero delle spiagge della Vittoria e di Fiascherino. La Giunta regionale ha adottato con delibera 216 del 17 marzo 2020 il piano di tutela dell'ambiente marino e costiero che comprende riguardo agli ambiti 6, 17 e 18 che comprendono il tratto di costa che va da Punta Baffe al confine con la Toscana. Questo studio fondamentale ci permetterà, con il supporto dell'Enea, di intervenire al meglio approntando le più corrette soluzioni. Allo scopo di migliorare la gestione della viabilità sarà incentivata la realizzazione di un parcheggio finanziato con fondi privati nell'area delle cave di Fiascherino. Questo darà un'importante risposta alla richiesta delle attività ricettive che sorgono in zona e del borgo stesso. Al fine di monitorare gli ingressi nel centro storico sarà installata una telecamera all'inizio della zona a traffico limitato in prossimità della seconda traversa di via Fiascherino, in modo da deviare il traffico turistico nella zona dei parcheggi presenti in prossimità del cimitero. Saranno effettuati interventi programmati di restauro conservativo dell'oratorio in Selà, garantendo la prosecuzione della programmazione di eventi e iniziative. Sarà importante mettere in campo le iniziative necessarie a fare di Tellaro una delle porte principali di accesso al parco di Monte Marcello Magravara. Questo avverrà attraverso interventi di manutenzione e pulizia della rete sentieristica di cui gode la frazione. Senato. La frazione sarà interessata da un importante progetto di recupero dell'ex area industriale della Viti, che prevede la realizzazione di un parco sportivo outdoor di livello assoluto, capace di intercettare un tipo di turismo appassionato di sport, natura ed escursionismo. È già allo studio, anche in sede parco, una pista ciclabile intercomunale che unirà Lerici al Senato, ad Arcola, Fiumaretta, Marinella alla costa toscana. Questo caratterizzerà fortemente il borgo e offrirà opportunità lavorative, oltre che sviluppare la ricettività e il recupero di edifici oggi dismessi. Grazie. Ho terminato. Grazie Sindaco. Abbiamo preso atto dell'illustrazione delle linee programmatiche di mandato del Sindaco. Ricordo ai consiglieri che hanno un mese per proposte, osservazioni e considerazioni. Valutati gli eventuali adeguamenti, il Sindaco definirà l'atto comprendente le linee di programma di mandato e lo presenterà in consiglio comunale.